l'evento in ambito fotografico a livello provinciale di maggior rilievo per contenuti, per formula espressiva e livello artistico. E anche quest'anno, dal 7 al 9 giugno, tra Rocca Malatestiana e Mediateca Montanari, saranno in mostra le opere di artisti provenienti da mezzo mondo. Da 10 anni a questa parte, da Fano, sono transitate le opere di fotografi di ricerca di maggior spicco a livello nazionale ed internazionale. Fin dalla sua prima edizione, questa mostra ha assunto il ruolo, nell'universo della fotografia creativa, di punto di riferimento per proposta artistica e per misurare anche lo stato dell'arte di questa forma espressiva, grazie ad una direzione artistica precisa, puntuale e di ricerca. Ma con la 11ª edizione la formula però si rinnova. Questa 11ª edizione si rinnova completamente, perché le mostre sono ottenute attraverso una call internazionale che abbiamo lanciato a gennaio. Abbiamo raccolto tantissime adesioni in varie parti del mondo, anche nei paesi più insospettabili. Su questi autori abbiamo messo al lavoro una giuria che abbiamo costituito appositamente perché ne selezionassero 10. Ecco, questi 10 autori saranno in mostra e sono tutti autori under 30, perché abbiamo messo questo limite d'età che per noi era importante per favorire un rinnovamento. Vogliamo diventare un laboratorio di idee, vogliamo diventare un contenitore dove poter apprezzare qual è l'evoluzione dell'immagine della fotografia contemporanea e come dire, lasciarci alle spalle questa idea invece più storica di ricerche affermate che ci ha caratterizzato negli anni precedenti. L'associazione ha sempre proposto, parallelamente all'allestimento della mostra, tutta una serie di didattiche, convegni e di attività di sviluppo e ricerca delle più attuali forme creative in ambito fotografico, creando a Fano un vero e proprio polo di riferimento fotografico, fatto da appassionati e professionisti che nella fotografia vedono una forma d'arte creativa tra le più moderne ed in continuo rinnovamento. Trattando noi la fotografia di ricerca, abbiamo avuto la necessità anche di formare un pubblico. I nostri progetti didattici sono in questo senso fondamentali. Servono anche a coinvolgere e a trovare nuovi collaboratori. Il Centrale Festival è fatto in modo particolare dal coinvolgimento di volontari che aiutano in prima persona a svolgere un festival che nel campo della fotografia ha ottenuto in circa 10 anni un rilievo nazionale e internazionale.